Siamo Marea! Sono state oltre 1000 le persone che si sono ritrovate in passeggiata a Viareggio nel pomeriggio di sabato per la manifestazione organizzata dalla Casa delle Donne. Donne e uomini di tutte le età e da tutta la Versilia, insieme per fare rumore e far sentire la propria voce. Noi siamo qui oggi per fare in modo che si cambi veramente questa cultura patriarcale, che si faccia una rivoluzione a tutti i livelli. La violenza è un fenomeno strutturale, sistemico. Tutti i giorni, nelle case avvengono violenze. Molti sono ancora, troppi, sono gli uomini che non rispettano le donne. Da Piazza Mazzini il lungo corteo ha sfilato fino a Piazza Campioni. Una mobilitazione di queste dimensioni su un tema del genere non si era mai vista a Viareggio né per il 25 novembre né per l'8 marzo. Una partecipazione spinta evidentemente dall'onda emotiva seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha sconvolto tutti, ma soprattutto i più giovani. Vogliamo ribellarci a tutte queste cose che sono successe. Non vogliamo la violenza con le donne. Che pensiamo che sia importante lottare per tutte noi donne, perché è importante l'uguaglianza soprattutto in questo periodo. Le ultime vicende che ci hanno veramente distrutto come donne, come mamme, come tutto, perché non è proprio concepibile che questa violenza di genere cominci nella giovane età da parte di questi maschi che non sono matti, sono normali e sono violenti oltremodo. Quindi la manifestazione va fatta tutti gli anni, penso che quest'anno siamo proprio tutte col cuore in piazza. Tante le testimonianze raccolte in Piazza Campioni di donne e figlie di donne vittime di violenza. Infermieri che hanno ricucito la testa di mia mamma e si sono girati dall'altra parte. Io oggi ho 28 anni, ho due bambini e sono qui per dirvi che qualsiasi sia il problema, parlate con le vostre mamme, non abbiate paura di interrompere una cena, un compleanno, una spesa. Le mamme sono qua e vi difenderanno sempre.